Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Come sempre, se non l'avete già fatto, iscrivetevi col pulsantino che trovate in basso a destra. Non vi costa assolutamente nulla, ma mi date una mano enorme a supportare video come questo, come tutti i prossimi che vi porterò da qui in avanti sul canale, e progredite nella Road to Apoc per sbloccare la faccia di Apoc a 15.000 iscritti. Detto ciò, siamo qui oggi con un unboxing che dovevo fare un sacco di tempo fa, circa un anno e mezzo, mi è rimasta un attimo lì a prendere polvere, ma mi sembra il momento giusto, visto che siamo arrivati a due puntate ormai dalla fine della terza stagione di Mandalorian e la Darksaber ha assunto un'importanza sempre maggiore. Darksaber, che lo ricordiamo, è una spada che abbiamo già visto in The Clone Wars, in Rebels, in Mandalorian, in The Book of Boba Fett, adesso continuiamo a vedere. È una spada, diciamo, del nuovo canone di Filoni, che è un po' il simbolo dei Mandaloriani. Adesso non sto a parlarvi tantissimo nel dettaglio, perché questo dovrebbe essere meramente un unboxing. Quindi cominciamo subito con il nostro meraviglioso cutter, senza fare troppi danni. Ad aprire il pacco. Sì, anche se vedete il bellissimo sorrisone di Amazon qui davanti, non è un video sponsorizzato, però comunque questa spada la trovate tuttora se volete acquistarla su Amazon, magari vi lascio il link in descrizione, e costa sui 300 euro circa. Ogni tanto trovate qualche offerta a 250. Ok, allora, come possiamo vedere c'è all'interno un sacco di carta. Io spero che sia tutto a posto, perché visto quanto tempo è passato dubito di poterla restituire. E andiamo a sfilarla. Vediamo se riesco a romperla. Ah, mannaggia! Ok. Allora, purtroppo la scatola è leggermente rovinata in un angolo, ma niente di che. È solo un angolino dietro che neanche si nota. Davanti mi sembra che sia tutto a posto. Pesa un accidente! Mamma mia, quanto è pesante, ragazzi! Adesso lo andiamo a vedere bene e lo facciamo subito dopo la sigla! Allora, due parole al volo sulla Darksaber. Come vi dicevo, senza entrare troppo nel dettaglio, è una spada che compare per la prima volta in The Clone Wars, è passata di mano in mano nella famiglia Visla, apparteneva appunto a un Jedi, l'unico Jedi mandaloriano moltissimi secoli or sono, e poi si è arrivati a un punto in cui è finita addirittura in mano a Darth Maul, poi è passata in mano a Bo-Katan, l'abbiamo rivista appunto come spada in Rebels, l'abbiamo vista poi essere finita in mano a Moff Gideon in Mandalorian, poi è finita in mano a Mando, e adesso sta tornando a essere una spada molto importante per l'unione di tutta Mandalore, per la ricostruzione di Mandalore. Quindi era il momento giusto finalmente per fare questo unboxing, per cui andiamo direttamente ad aprire la scatola. Allora, andiamo ad aprire di qua. Uno e due, non so se poi l'ho aperta nello stesso verso di come avevo aperto l'altra, quella di Ahsoka. Ok, non c'è altro scotch, quindi possiamo andare avanti. E la sfiliamo. Che può risultare più difficile del previsto. Mamma mia, se è dura. È difficilissimo. Ok, allora ci vuole un po' di forza, che non voglio rovinare la scatola, però è veramente stretta.
sto sudando, qui c'è già staccato un pezzettino, dopo lo andiamo a vedere. È difficilissimo, ragazzi, è difficilissimo. Ah, l'unica è andare avanti così, sperando che non si stacchi qualche pezzo importante. Allora, vediamo, mi aiuto con le gambe. Mamma mia, ce l'ho fatta! Allora, eccola qui. Allora, questo si è staccato da qui, ce lo rimettiamo subito. E vi faccio vedere che già troviamo anche sulla scatola interna, sull'imballo interno, Star Wars The Black Series Force FX Elite. Non so se riuscite a vederlo qui. Lo faccio vedere magari dall'inquadratura questa dall'alto. Eccolo. Force FX Elite. Sì, lo state vedendo al contrario, aspetta che ve lo giro. Voilà. Questa non è la prima spada laser Force FX Elite. Ora vi rimetto qui la scatola Darksaber. Abbiamo già visto la spada laser di Ahsoka, sempre della stessa linea, Force FX Elite. Dovrebbe vedersi. Comunque vi invito ad andare magari a vedere il video. Addirittura questa spada poteva cambiare colore della lama per avere i tre colori della spada laser di Ahsoka in The Clone Wars, che sono verde, verde tendente al giallo e blu. Questa invece non dovrebbe cambiare colore, anzi dovrebbe avere un unico colore, che è quello nero con il bordo bianco. E andiamo a vedere tutti i pezzi che la compongono. Adesso ve la rigiro e ve lo faccio vedere da qui. Andiamo subito a montare la basetta, quindi c'è questo pezzettino, poi la basetta vera e propria, che è in metallo. E basta, direi, perché sì, si compone di due pezzi. Questo pezzettino qui si aggancia. E fatto. Questo tipo di basetta è molto 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 figo. Adesso vi faccio vedere anche un altro anzi, prima tiriamo via tutti i pezzi, poi vi faccio vedere tutto, perché altrimenti qui rischia di cadermi qualcosa. Abbiamo l'elsa che va staccata da dietro con i cordini. Ormai che ci siamo, stacchiamo anche la lama. Vediamo se riusciamo a non far ribaltare tutto. Ah però, allora abbiamo la lama, che dovrei poter riuscire a sfilarla direttamente così. Eccola qui. Bella. Oggettivamente molto 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 bella. Adesso andiamo anche a vedere tutti i materiali e tutto. E porca miseria se è pesante l'elsa. Mamma mia. Ok, questa credo che sia la spada più pesante che io abbia avuto in mano finora. Direi, dopo provo a paragonarla anche con un paio di altre spade. Fra l'altro è accesa, si vede che devo aver toccato qualcosa, perché qui non so se riuscite a vederlo, ma adesso magari provo a spegnere questa. Forse riuscite a vederlo, ma è accesa. E poi abbiamo le istruzioni, che sì, andiamo a toglierle. Un cavo USB e una brugola. Questo perché? Perché la spada si carica con l'USB, non si carica con cambiando le batterie con le AA come nelle altre spade. Per cui andiamo a tirare fuori il nostro cavetto e la brugolina, che serve per attaccare la lama. E direi che è tutto, possiamo procedere al passo successivo. Ok, allora ho tirato rapidamente un occhio anche
alle istruzioni. Qui c'è scritto come cambiare eventualmente la batteria interna se dovesse scaricarsi del tutto, se dovesse morire, dovesse essere sostituita. Quindi non il pack batteria, ma la batteria all'interno del pack batterie. E poi qui invece abbiamo le istruzioni vere e proprie di come funziona la Darksaber per caricarla. Quindi svitare la brugola, tirare fuori il pack batterie e poi caricarla con l'USB. E dall'altra parte per montare la lama e per accenderla e spegnerla e fare gli effetti di luce e suoni. Allora, come prima cosa direi di metterla sulla sua basetta per vedere come sta, e direi che basta poggiarla. Qui all'interno c'è un buco nella basetta, basta infilarla dentro, dovrebbe star su da sola, spero. Sì, ok. E stabile, direi che è abbastanza stabile, non dovrebbe avere dei problemi. Sì, potete anche spostarla così, ma non ve lo consiglio. E il tipo di basetta è lo stesso di una spada che abbiamo già visto, appunto, sempre Force Fakes Elite, che è questa di Ahsoka. Come vedete ha lo stesso tipo di basettina, cambia solo la parte anteriore, perché appunto qui sotto è tutto un blocchettino, è partito un blocchettino unico di plastica che serve appunto per tenere ben in sede la spada di Ahsoka, mentre quello sotto è forato nella spada di nella Darksaber dei Mandaloriani. Per il resto direi che è tutto abbastanza simile. Credo che cambi anche il pezzettino sopra, che è leggermente più largo in quella di Ahsoka, leggermente più stretto nella spada, nella Darksaber. Ed è anche leggermente più grosso, più spesso, perché probabilmente col fatto che la Darksaber pesa molto di più rispetto alla spada di Ahsoka, pesa almeno il doppio se non il triplo. Cioè questa la alzate veramente con un mignolo, è leggerissima. La spada di Ahsoka, la Darksaber, porca miseria se è pesante. Adesso le mettiamo magari qui, mettiamo di qua la spada di Ahsoka, così facciamo anche qualche confronto. Dall'altra parte ci volevo mettere, giusto per farvi vedere un paio di un altro confronto, una spada invece che è quella di Anakin. Sì, vabbè, no, non è di Anakin in realtà, è la spada di Rey da episodio 7, però sì, è quella di Anakin alla fine, che gira e rigira, è passata anche questa da mano in mano. E volevo farvi un confronto intanto col peso, è comunque molto più pesante, sì, abbastanza più pesante, non molto più pesante, ma abbastanza più pesante, non direi il doppio, ma una volta e mezzo, forse, circa, purtroppo non ho una bilancia per pesarle. E poi volevo farvi vedere anche il tipo di basetta completamente diversa che hanno le spade della Disney. Sono le Galaxy Edge, praticamente, che poi vengono vendute direttamente dalla Disney, le trovate anche sul Disney Store, in confronto alla qualità anche della basetta delle spade della Hasbro, che comunque non sono giocattoli nell'una nell'altra. Quelle della Hasbro ovviamente costano di più, sono fatte relativamente meglio sotto vari aspetti, tra cui appunto la basetta, come potete vedere fin da subito, in metallo contro banalissima plastica, e non è neanche del tutto stabile. Se vedete ondeggia tanto, non è proprio il massimo. E in più c'è anche un discorso di luminosità della lama, questa cosa magari ve la faccio vedere poi in un altro video apposta, in cui vi faccio vedere una spada con l'altra a confronto con la lama sempre blu contro blu, per farvi vedere quanto è più luminosa la spada dell'Hasbro rispetto a quelle della Disney. Poi, altra cosa, vi faccio vedere al volo, spengo questa luce così riuscite a vedere bene da qui sopra l'inquadratura. Basta premere il pulsante d'accensione una volta e si illuminano questi quattro LED, questo spaziettino qui dedicato. Tenendo premuto per 3 secondi si spegne. Ecco, ve lo faccio rivedere. Basta premere una volta per accendere da un lato e dall'altro. Tenendo premuto si spegne. L'elsa è tutta in metallo. La parte sopra è colorata con una vernice lucida. Quella sotto è colorata con una vernice opaca. Qui è doppio colore. Come potete vedere, le scanalature interne sono nere, quelle esterne sono grigio scuro. Il pulsantino è grigio,
e sono grigie anche le viti per la brugola. Questa in realtà è finta, da questo lato è una brugola vera, da questo lato è finta, serve solo per fare coppia. Dovrebbero essere nere in realtà nella Dark Saber, però ci sta, va bene così. Anche perché se fosse stato nero, andando poi con la brugola effettivamente a smanettare ogni volta per mettere e togliere la spada, mettere e togliere e caricare le batterie, alla fine si rovinerebbe, quindi ci sta che abbiano fatto così. Andiamo a caricare la batteria come prima cosa, così poi metto un attimo in pausa il video, carico un po' la batteria, poi vi faccio vedere com'è. Quindi andiamo a svitare la brugolina. In realtà è una brugola molto lunga, ma solo la parte finale si avvita, cioè tipo mezzo centimetro. E andiamo a estrarre tutto il pack batterie, che è questo qui. E ci dovrebbe essere da qualche parte, che se volete svitare proprio e togliere la batteria singola è qui, altrimenti ci dovrebbe essere da qualche parte l'USB, eccolo. Andiamo ad attaccare l'USB qui. E la spada si carica attaccandola direttamente anche a una batteria portatile o in qualsiasi cosa che abbia una carica USB. Ora la carico un attimo, poi torniamo qui e continuiamo col video. Ok, rieccoci. Allora, non l'ho caricata tutta, so che non si fa, bisognerebbe caricarla tutta la prima volta, ma ho fretta. Comunque, quando l'ho attaccata in carica, questo diventa rosso. Dopo magari, quando finiamo questo video, vi faccio vedere com'è quando si attacca in carica, così scopriamo anche una volta che si carica tutta se semplicemente si spegne il LED rosso oppure se cambia colore e diventa magari bianco, verde o blu. Andiamo quindi a rimetterla dentro nel verso giusto, direi che questo, a occhio, perché appunto c'è il segno della brugola, della vite, e invece forse ho sbagliato. Sì, no, scusate. E questo, stavo guardando qui, ma in realtà è questo qui, il segno della brugolina che si infila dentro. Quindi va in questo verso qui, perfetto, e andiamo a richiudere con la brugola nell'altro verso. Lo facciamo prima. Senza stringere troppo perché altrimenti si rompe. Dunque, intanto è già uno dei sistemi più scomodi perché appunto richiede una brugola. Da un certo punto di vista è comodo perché avere una batteria che si carica semplicemente con l'USB è molto più comodo che doversi portare dietro tante batterie AA, per dire che poi si scaricano e dovete cambiarle ogni volta, dovete buttarle, dovete recuperarne delle altre, si fa anche un sacco di spreco, in questo modo invece semplicemente la caricate. Il rovescio della medaglia appunto è che dovete aspettare che si carichi tutta la batteria, mentre cambiare rapidamente le batterie, se magari siete a una fiera, non so, siete a Lucca Comics, state facendo un cosplay, qualsiasi cosa, è molto più semplice semplicemente cambiare le batterie, tac e via, che dover aspettare la ricarica completa con il cavo attaccato, eccetera. Certo, potete caricarla comunque mentre siete in viaggio, magari per stare sicuri, non so esattamente quanto duri la batteria con una ricarica completa. E l'altra cosa scomoda appunto è che vi serve una brugola per svitarla, quindi dovete ricordarvi di portarvi dietro la brugola, altrimenti voi le batterie non le togliete. Non togliete il pack, e non avendo un gommino magari qui da qualche parte che si può attaccare direttamente l'USB qui, vi tocca andare a un negozio e cercare di comprare una brugola, un ferramenta o da qualche altra parte se vi dimenticate di portarvela dietro. Perché è scomodo? Perché ad esempio in quella di Ahsoka basta svitare, tac, fine. Cosa c'è di più veloce di così? Qui dentro ci vanno tre batterie AA, direi, a occhio, sì, esatto, tre batterie AA, le mettete dentro, entra solo in un verso, quindi non potete neanche sbagliarvi, che non è questo, direi, sì, era quello, ok, e poi attaccate il dietro e avvitate, fine. Mentre invece nella spada di Anakin, continuo a dire Anakin perché è quella, il sistema è lo stesso, voi svitate la parte posteriore e tirate fuori il pack con tre batterie, anche in questo caso sì, AA,
Il suono, fra l'altro, esce da sotto. Ecco, altra cosa, il suono esce da sotto. Qui ci sono i vari connettori e la cassa è questa piccolina qui dentro. È una gran cosa perché ha un suono abbastanza forte. Qui vedete è bucato. Avete sia i buchi qui. Spero che si riesca a vedere. Comunque avete sia i buchi qui che qui sopra, dove c'è il gancetto, per cui il suono passa tranquillamente e non avete nessun tipo di problema. Viceversa, in questa di Ahsoka, anzi ugualmente in questa di Ahsoka, avete il suono che esce da qui con la cassa in fondo al vano batterie, soliti connettori sopra, e poi in fondo bucato e il suono esce da qui sotto. Perché tutto ciò? Perché invece nella spada di Mandalorian, nella Darksaber, il suono esce da qua. Non esce da sotto, ma esce da qui. Questa cosa è molto scomoda perché se voi impugnate la spada, coprite praticamente la cassa. Per cui è una cosa che avrebbero potuto mettere in qualche altro modo, non lo so. Il problema è che tre batterie AA non ci sarebbero state qui. Quindi ce ne stanno massimo due di fianco, quindi avrebbero dovuto studiare un sistema completamente diverso, per cui anche la cassa avrebbero dovuto farla con una forma apposita, non tonda. Sarebbe stato un casino, per cui capisco che effettivamente abbiano optato per un sistema che richiede una batteria particolare, che quindi si può caricare direttamente solo con l'USB, e poi una posizione un po' scomoda per mettere la cassa. Ci sta che sia qui in realtà, perché se ci state attenti e non la coprite, perlomeno non si vede, perché se voi la mettevate qui sotto si vedeva tanto. Qui magari non ci si fa caso, però forse un'altra soluzione avrebbero potuto trovarla per avere un suono migliore senza avere questi tagli bruttini sull'Elsa, e soprattutto senza rischiare di appunto andarla a coprire con la mano. Poi altre cose, ecco, il vantaggio delle Hasbro è che se non attaccate la spada, la lama, comunque qualcosa la fanno. In questo caso si accende, non fa rumori, ma si accende e si spegne semplicemente il LED qui sopra e basta, non fa altri suoni, altri rumori. Nel caso della spada di Ahsoka, madonna quanto è leggera, a fare il confronto incredibile, c'è questo bottoncino da premere, relativamente scomodo, però fa il suono della spada che prova ad accendersi ma non ci riesce. Nel caso delle Disney semplicemente non fa niente, ma niente proprio. Voi potete tranquillamente cercare di accenderla, non fa nessun tipo di effetto, nessun tipo di suono e niente. Questo fra l'altro è finto, serve solo per sganciare la lama. Ecco, passiamo alla lama. Altro punto a sfavore, la solita brugola, perché anche per attaccare e togliere la lama dovete fare così, a livello pratico. Adesso togliamo anche questo magari di mezzo, dovete andare lì con la vostra brugolina, svitare, togliere. Sfilare, direi, tutto questo blocco qui. Qui c'è la parte con il LED che abbiamo visto prima. Non so se riuscite a vederlo con la luce accesa. Provo a spegnere un attimo e vi faccio vedere. Eccolo qui, il LED. Acceso, spento. E poi dovete sfilare tutto questo blocco qui, che direi che è in metallo anche lui, abbastanza pesante in metallo, è comunque una buona spada considerando che è tutto metallo, e poi andare ad attaccare la lama. Adesso lo vediamo subito, vi faccio vedere, però prima di concludere questa operazione vi faccio vedere quanto è più semplice nelle altre spade. In questa della Disney, ad esempio, basta sfilare qui, tac, togliete il pezzettino che copre la polvere e semplicemente qui voi ci attaccate direttamente la lama, che si blocca appunto con questo pulsantino qui sopra. Per cui estremamente più semplice, non richiede di portarsi dietro una brugola. Per riattaccarla basta riavvitare qui. Fine.
Cioè, la lama la cambiate in 2 secondi, veramente, 2 di orologio. La stessa cosa per la spada di Ahsoka. Ecco, qui vi richiede effettivamente di avere un accessorio in più, che è questo. Però, anche in questo caso, voi girate al volo, così. E fine, praticamente, questo si è già sganciato. Ecco, forse devo farlo un po' di più. Comunque, girate questo. Togliete. E, ah, fra l'altro dentro avevate anche il cristallo Kyber, in questo caso, che prende il colore che avete dato alla spada. Se l'avete lasciata verde, il cristallo diventa verde. Se l'avete lasciata blu, diventa blu. Se andate a vedere il video in cui lo utilizzate, il mio diventava rosso. Non so perché, sono un Sith probabilmente, ma vabbè. Ecco, il cristallo Kyber all'interno della Darksaber non c'è. Non potete andarlo a cambiare. Però va bene. Anche se della linea forse FX Elite non c'è questo accessorio in più. Però, come vedete, poi entra in un verso solo. Come vedete, era molto semplice anche questa da... In realtà si potrebbe anche semplicemente avvitare così. Però, per comodità, voi mettete questo, avvitate. Ovviamente lo fate anche con la lama inserita. Potete infilare tranquillamente la lama qui dentro. E quanto ci avete messo? Veramente 2 secondi. Buono. Avvitato. Fatto. Invece, nella... Darksaber abbiamo visto che bisogna prendere la brugola, svitare la vite, staccare il pezzo, tirare fuori questo e poi finalmente possiamo andare ad attaccare, e ora lo facciamo, la nostra fantastica lama, che direi va in questo verso perché c'è il lato qui dove va in corrispondenza dei LED. La attaccate qui. Ha fischiato, ha stranamente fischiato per un attimo, non dovrebbe, credo, la corrente che passava. Ok, non lo fa più. Comunque, l'attaccate, poi andate a riprendere il pezzo di copertura, lo fate passare per tutta la lama e poi ricominciate con la brugola dentro e di nuovo ad avvitare tutto. La brugolina. Certo, non è un'operazione che, oh mio Dio, vi prende 20 anni, però appunto dovete ricordarvi la brugola. Poi, una volta cambiato il pezzo, dovete tenervi anche questo in tasca. Se li mettete vicino, essendo cromato, rischia di rovinarsi se sbatte contro la brugola, per cui qui avete almeno solo un pezzettino di plastica che potete usare e non usare. E abbiamo finalmente montato la nostra lama. Ora, è abbastanza pesante, considerando appunto l'Elsa. La lama è molto leggera, essendo semplicemente plastica, come in tutte le spade laser, in realtà. Mi sembra anche abbastanza solida. Cioè, prova vibrazione, non vibra così tanto. Un po' sì, ma non così tanto. Ovviamente ha il problema di essere piatta, perché se fosse stata tonda, naturalmente il blocco è molto più solido, e invece così... tende un attimo a ondeggiare, cioè in avanti e indietro no, lateralmente un pochino sì, ma non così tanto. Si presenta molto bene, ovviamente sembra una specie di katana. La lama è più corta rispetto alle spade laser classiche, ma è così anche nella serie. E direi di provarla spegnendo le luci, perché altrimenti non rende. Quindi spegniamo questa, spegniamo un po' tutto. Ok, io ora sono in ombra, sono abbastanza buio, spostiamo anche la lampada. Cioè, dietro vedete illuminato da sopra, ma io sono abbastanza al buio. E possiamo provare, vediamo se ci sta tutta la lama, possiamo provare ad accenderla finalmente. Ok, ragazzi, guardate che spettacolo. È veramente, veramente bella. Aspetta che la rispengo e la riaccendo. Ovviamente questa cosa rende sicuramente di più al buio completo. Adesso spengo anche le luci dietro. Però già così... Che spettacolo. Ok, provo a spegnere anche quelle. Ok, buio completo, eccetto per i LED là in fondo della lampada. E qui già si possono vedere appunto le 4 striscette dei LED sull'Elsa. E proviamo ad accenderla.
la rispengo, la riaccendo. Te, è fighissima. Ragazzi, è veramente, veramente, veramente bella. È unica, fra l'altro, perché non esistono altre spade laser che siano effettivamente nere con la luce esterna bianca. L'avevo vista solo nel Potere della Forza, The Force Awakens, no, com'è che si chiamava? No, quello è il film, bruttissimo. The Force Unleashed. Il Potere della Forza, nel videogioco della PlayStation 3, di quell'epoca lì, ce l'aveva Starkiller, però non era canonico né lui né la lama di questo colore. Ed è oggettivamente bellissima. Ora proviamo anche lo Swing. Allora, bisogna stare attenti a non coprire, come vi dicevo, l'audio, altrimenti non si sente più. Quindi lasciamolo scoperto. È un po' scomodo riuscire a non coprirlo, perché significa che non dovete chiudere bene il pugno sulla spada. Ok, ho colpito il telefono di qua. Allora, lo swing è buono. Gli effetti sonori non sono fortissimi, purtroppo, avrebbero potuto essere molto più forti. Proviamo anche adesso gli effetti di luce. Ok, non si vedono tantissimo. Questo è quando praticamente state deflettendo i colpi. Lo vedete forse un po' più così. Il problema è che... non lo potete notare tanto, purtroppo, perché è bianca. Ed essendo molto bianca come luce, va naturalmente a coprire i singoli piccoli colori. Questo ve lo posso assicurare, perché io sono impazzito per fare le luci qui sopra, che per dare quella differenza di colore blu-rosso che si vedeva prima, perché con la luce di fronte bianca, il bianco andava a coprire tutto e quindi non si vedevano più i colori sullo sfondo. È lo stesso problema, praticamente, quindi... li vedete molto poco. La stessa cosa, se teniamo premuto, possiamo fare, come nella spada di Ahsoka, l'effetto contatto. Quindi toccate una superficie e la spada cambia colore qui in punta. Vedete? Vedete il colore sulla mia mano? Gli effetti sostanzialmente sono questi, non sono poi tanti. C'è l'effetto appunto di swing, che è buono. L'effetto di parata dei colpi, che non si nota più di tanto, purtroppo. E l'effetto di contatto con una superficie. E poi la possiamo tranquillamente spegnere. Adesso la rimetto così e ve la spengo per così. Fighissima. Ok, è veramente, 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 veramente figa. L'unica cosa, non riesco più a spegnere i LED qui sopra. Vediamo se tenendo premuto un po' di più si spengono anche loro. Sì, se tenete premuto un po' di più si spengono anche i LED. Questi, normalmente se spegnete e basta rimangono accesi, potete riaccendere. Se invece tenete premuto si spengono
anche i LED. Una volta spenta... Eh no, una volta spenta non potete spegnere solo i LED. Dovete tenere premuto quando state spegnendo. Ok, esatto. Ah, poi una piccola parentesi della quale mi stavo dimenticando, ma è scontato perché c'erano tutte le spade laser dall'alba dei tempi. Voi accendete, ovviamente c'è anche... il colpo quando toccate una superficie, magari fate uno scontro fra due spade laser, ecco, magari non giocateci troppo perché costa comunque 300 euro, però... molto buono anche... molto buona la risposta ai colpi, a differenza sempre della spada della Disney, che da questo punto di vista è pessimo. Un po' quando decide lei, fa questi effetti sonori di contatto. Bene ragazzi, allora, spostiamo un po' tutto, adesso vado a togliere di nuovo la lama, che purtroppo non si vede tantissimo con la luce, vado a smontare di nuovo la lama con la brugola, è un po' una seccatura, però non si può fare altrimenti. Vediamo quanto tempo ci vuole. Effettivamente. Si è riaccesa. Ok, in realtà non tantissimo, come abbiamo visto. Dunque, la lama ha una striscia di LED che copre l'intera superficie, tranne la punta, gli ultimi, direi, 3 cm della punta per lato. Non è un problema perché, essendo molto bianco, comunque la luce passa lo stesso attraverso questa striscia trasparente. Normalmente le spade laser sono più bianche, hanno un rivestimento interno in plastica attorno ai LED per non far vedere la posizione dei LED. Qui invece è molto trasparente. Non so esattamente quanti LED ci siano sopra, però è estremamente trasparente. Cioè io vedo tranquillamente in controluce, proprio posso contare i singoli LED, non mi metto a farlo adesso perché ci vuole una vita, però vedo la striscia proprio di LED all'interno. L'effetto più figo ovviamente non è di taglio, ma di piatto, perché appunto c'è questo nero della Darksaber che è estremamente opaco, è plastica, tutta plastica, non c'è metallo credo qui a parte 2-3 viti per tenere ferma la spada, non ci sono viti a vista o altre cose sulla lama, sono solo sulla basetta interna che tanto va nascosta all'interno, mamma mia quanto è pesante ogni volta lo dico, e andiamo adesso a metterla vicino alle altre spade per vedere come sta. Quindi qui avevamo la spada di Ahsoka, qui abbiamo la Darksaber, voilà. Volendo si può anche credo esporre con la lama, tanto è abbastanza solida qui e la lama è abbastanza leggera, per cui non dovrebbe andare a sbilanciarsi più di tanto. E poi di qua abbiamo invece la spada che vi volevo far vedere, sempre della Disney in questo caso, di Anakin, direi. Sì, direi quella, direi. Il blu è quello alla fine, non è quell'azzurro più chiaro che ha Luke in episodio 4, nelle versioni originali di episodio 4 e 5 soprattutto, SWAT. Qualitativamente quella Disney in questo caso è inferiore, bisognerebbe fare il confronto con le altre Darksaber direttamente, ad esempio quella della Disney Galaxy Edge. Preferisco questa perché quella della Disney Galaxy Edge, oltre a essere forse leggermente migliore come Elsa, come forma dell'Elsa, però ha un problema come lama, perché il nero è estremamente sottile rispetto al bianco e non mi piace per niente, perché non somiglia neanche lontanamente alla Darksaber che abbiamo visto nelle serie e basta, perché era solo nelle serie, live action o meno, sempre serie sono. Ora, lo invertite un attimo, così si capisce che la protagonista di questo video è la Darksaber e non la spada di Ahsoka, di cui abbiamo già parlato nel video che vi consiglio di andare a vedere, dedicato appunto alla spada laser Force FX di Ahsoka.
Detto ciò, vi ringrazio per aver seguito questo video fino in fondo, vi rinnovo l'invito a iscrivervi col pulsantino che trovate in basso a destra, vi faccio gli auguri di buona Pasqua, visto il periodo, e vi faccio vedere anche come funziona adesso post... c'è una piccola scenettina in cui vediamo come si carica la batteria e il LED che si accende e scopriamo insieme di che colore è o se si spegne o altro, insomma, quando ha completato la sua ricarica. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Two hours later.